Panini.
Sono ricomprata quello da borsetta, beh, l'ho fatto fuori subito. E quindi sabato mi sono presa la boccettona. Appunto, non vi so dire, vabbè, a parte che è quello del mercato, quindi non è che potete andarlo a comprare. Però è buono, tra l'altro, appunto, ma ieri mia madre mi ha detto, no, stamattina, cioè me lo sono messo qua. Senza fare senso no, in realtà io il gel di aloe me lo facevo, compravo su dalla farmacia Fernile, penso, la polverina di aloe, poi ci mettevi l'acqua e in realtà mi veniva acqua come gel ben poco, infatti c'era chi lo gelificava e lo usavo così, solo che a me fa tipo una pellicola. Infatti mi ricordo che siccome era facile da fare, era uno dei primi spinti. Mescolavo, lo usavo puro, lo mescolavo qualcosa e mi ricordo che un giorno avevo un sacco di rughe qua e mia madre mi diceva, ammazza, ma ste robe che ti fai, ti invecchiano. E poi mi è venuto in mente che siccome un po' rinfresca così e l'avevo messo qua e solo che a me appunto fa una specie di pellicola e poi tipo quando, che ne so, sorridi.
mi sembra costasse più 2 o 3 euro.
Sono guardato un film che mi faceva un po' e per nulla, vabbè, cultura generale. Se vabbè non sapete di cosa parla il film, praticamente c'è Luigi XIV, che è un cattivone, e i moschettieri vanno a salvare, non so perché, perché appunto poi ho perso interesse. Scoprono chi è il è Filippo, il fratello gemello di Luigi.
senza nulla togliere ovviamente alla disgrazia, ma non ho capito questi titoli da stracere. A un certo punto gli ho detto: ma raga, io me ne torno indietro, me ne vado, volevo andare a fare le foto dal ponte che avevo già fatto quando ero andata alla lavanda, perché appunto lì era bello, si vedeva proprio la gola e per di più stavo sul ponte. E tipo, ma se andiamo faccio ancora due passi e poi ciao. Poi però torno da lì, no, da lì poi dietro la curva ci si infilava in mezzo alla vegetazione, insomma bisognava fare tutto il giro per andare avanti, quindi ho detto anche loro che torniamo indietro. Però allora lì io non conosco la zona, ero relativamente tranquilla perché al mattino ci ha portato, c'è un ponte che tra l'altro forse è il secondo più alto d'Europa, non lo so, però è più alto del ponte di Loreto che è a Priora da ste parti, perché appunto non si ricordava, le sembrava più basso, invece è più alto. E appunto non c'era nessuno a far bungee jumping perché era previsto. Dei laghi, cioè, evitiamo. E loro mai sì. Poi appunto io avevo deciso, faccio due passi e poi ciao, e poi tanto sono venuti anche loro, però mi cosa un po' la dico faciloneria, però appunto il fatto se uno non conosce sta roba della montagna che pochi, ma non è che un lago. Scendevamo il fiume, aveva l'acqua, come dovrei aver ricaricato le foto. E quindi
poi, che ne so, la capienza, la portata d'acqua, la velocità, eccetera, perché stare su un lago lì, quando piove, se non ce l'ha ordinato il medico, anche perché c'era un sacco di spazio. Di fango e boh, vabbè, insomma, comunque, ovviamente mi spiace molto per i tre ragazzi. La sfiga ha voluto i soccorsi, non dico nulla, però credo che se sia fatto il possibile. Sento di dire che, vabbè, magari non state a fare il video di sti poveretti, però anzi, meno male che in questo caso non ci sono arrivati a dare una mano, ma complicando le cose. E boh. Sempre bravissima, rilassantissima, meravigliosa, sempre.